4 è arrivata una lettera da Windsor Castle. Non riusciva a credere alle parole della mamma e invece era tutto vero. Nella buca delle lettere c'era proprio quella che stava aspettando da più di 3 mesi. Con tanto di sigillo di Buckingham Palace, eccola qua la risposta arrivata direttamente dal Regno Unito. Tutto è nato nel mese di gennaio, quando Pietro Torsitano, 11 anni, di Lucrezia di Cartoceto, ha strappato un foglio dal quaderno di scuola, ha preso una penna e ha scritto alla regina Elisabetta II. Il suo desiderio era quello di ricevere un francobollo della famiglia reale. Praticamente mamma è andata a prendere la Giulia, mia sorella, a scuola e allora è tornata con una lettera in mano. E mi ha detto che mi aveva risposto, io non ci credevo lì per lì perché dopo 4 mesi non lo aspettavo. Poi mi ha fatto vedere che dietro la busta c'era il simbolo del Royal Mail, come si può vedere, e allora lì mi sono un po' detto, oddio, non ci credo, non è vero. Era un primo sabato di gennaio, allora avevo mandato questa lettera alla regina Elisabetta proprio perché mi interessava la storia di Buckingham Palace e perché mi interessava anche la storia della regina Elisabetta. Ecco, ma come mai questa passione? Dai libri che hai studiato a scuola oppure da qualche storia in famiglia? Allora, da tutte e due, diciamo, un po' perché abbiamo studiato Buckingham Palace a scuola e un po' perché avevo fatto alcune ricerche io, appunto, approfondite. Lato della famiglia avevamo guardato molti film sulla regina Elisabetta, la storia di Buckingham Palace. Sebbene incapace di fare come chiedi, si legge nella lettera, la regina ti è molto grata per esserti preso la briga di scrivere e apprezza il tuo gentile pensiero nell'esprimere quanto ti sia piaciuto imparare su Buckingham Palace. Allego un foglietto informativo che spero ti piacerà avere. E ti hanno scritto sicuramente le persone che aiutano la regina, ma ti hanno ringraziato. Sì, 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 infatti sotto la lettera c'è proprio scritto Lady in Waiting, la persona che accudisce la regina. Beh, una bella soddisfazione, comunque immagino ti abbia fatto piacere. Sì, sì, mi ha fatto molto piacere, comunque se no me lo aspettavo. Ora che cosa farai? Continuerai a ricercare anche questo francobollo e a studiare ancora altre cose su Buckingham Palace? Sì, sì, adesso ho anche il castello di Windsor, volevo anche un po' approfondire anche su quello. Ecco, magari un giorno anche andarlo a visitare. Sì, certo, perché fare tutte queste ricerche senza andarlo a visitare è un po' scoccia, comunque. E che cosa vorresti fare da grande? Da grande? Oddio, ancora non ci ho pensato. Avrai tempo per pensarci. Esatto, sì. Però sei rimasto contento, intanto. Sì, comunque sì. Sì, sì, perché ricevo una lettera così non capita tutti i giorni, ecco.